Ciao a tutti! Lo sai che questa società è portata al consumismo? Sì, ecco, brava, è arrivato il genio, brava, brava! Sì, ma sai qual è il punto cruciale? Sentiamo, vai, la scoperta dell'acqua calda! Da anni ormai faccio un lavoro che mi porta a detestare il periodo natalizio. Il Natale è bello, ma i tempi moderni portano a far sì che questo rituale, che dovrebbe essere più di spirito, di fratellanza e quant'altro, si trasformi in una cosa materiale. Sì, e quindi? Avete notato che ogni anno si anticipano sempre prima queste cose? Tutto questo correre, questa frenesia, questo stress vi porta ad allontanarvi da quella che è la vera essenza, la realtà che vi circonda. E quindi? Io non dico che non dovete fare i regali, lungi da me. Però se lo dovete fare perché lo sentite. Io mi trovo di fronte persone stressate, arrabbiate, nervose, tese, con un minimo di gentilezza pari a zero e che hanno il coraggio di dire: "Poh, è già di nuovo Natale, devo fare un sacco di regali, devo pensare a tutti, non è più finita." Scusa, chi ti obbliga a farlo? Ma se non faccio il regalo, quella persona pensa: "Guarda, questo è un pezzente." Ormai tutti pensano così, pensano: "Quello non mi fa il regalo, quel boh." Ma non è così. Ok, il regalo ci può pure stare, ma se fatto con il cuore, affinché non vi stressi farlo, perché è una cosa che volete voi farla. Non potete prendervela col mondo che vi circonda, perché adesso è Natale. Tutti questi luci, questi suoni, questi colori, questa abbondanza vi rende ancora più ciechi se andate avanti con il paraocchi. Non riuscite a vedere, non riuscite a capire perché siete costantemente bombardati da pubblicità, da cartelloni, da manifesti, da luci sempre più in anticipo e soprattutto dalla fretta che vi viene messa nell'affrontare questa cosa. E quindi? La fretta, la vostra nemica, la tensione, l'ansia che vi viene inculcata dentro inconsciamente. Voi vi sentite in uno stato d'animo disperato quasi. E qualsiasi commerciante ve lo può garantire, arrivate alla cassa esasperati. Ma non voglio parlare di marketing, non voglio parlare di commercio, nulla di tutto ciò. Il punto fondamentale è che voi dovete imparare a fare ciò che volete perché lo desiderate voi. Voi lo desiderate. Se una cosa non vi va o se non potete farla, è una cosa giusta poter dire no, non posso, non voglio, non me la sento, c'è un motivo personale vostro, ok? Senti, non ho avuto tempo di comprarti il regalo, ti regalerò una cena fuori, una pizza in compagnia, appena posso. Questa potrebbe essere una soluzione. Aprite la mente. Cercate delle alternative. Ho iniziato questo argomento parlando del clima natalizio, perché ci siamo dentro adesso, perché lo vedo questo vortice, questa tensione, già adesso che siamo ancora a novembre. Fine novembre ormai, ma è da ottobre che lo fate, eh? Io ricordo quando ero bambina l'albero di Natale si iniziava a fare l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. E così continuo a farlo perché io voglio così. Tutta questa frenesia, questo correre, vi porta fuori meta da quello che è il reale senso della vostra esistenza. Sì, il reale senso della vostra esistenza. Adesso. Ah, qui e ora. Quando voi andate in tilt, no? Siete presi da mille cose e dite: "Ah, non ci capisco più niente, boom!" Vi vorreste ritrovare in una bolla di sapone lì da soli a pensare. È lì che dovreste arrivare, in quella bolla, ma senza la frenesia precedente. Dovreste riuscire a ritagliarvi uno spazio per voi affinché possiate ragionare su ciò che vi è successo per capire come comportarsi. Adesso non parlo del futuro, il futuro non lo vedo, non lo conosco, lo creo io. Il passato è già passato. E non ci posso fare niente. Se una cosa non vi va bene, cambiatela. Non lasciatevi trasportare dalla massa, spintonati dentro alla mischia. Vanno tutti là, vado pure io. Se voi volete cambiare direzione, fatelo. Vi derideranno, vi prenderanno in giro. Ecco, forse è quello che vi blocca, la paura del giudizio. Dovete fare ciò che vi detta il vostro cuore. Sentite quell'impulso da dentro su una cosa, seguitela, fatela. Non andate in giro perché tutti vanno, devo andare anch'io di corsa. Di corsa cosa? Correte per arrivare dove? Vi avvicinate alla morte, ve lo dico, cioè sempre là si va a finire, quindi è meglio vivere adesso. Io ci sono, vivo qui. L'unica cosa che dovete rincorrere sono i vostri sogni.
magari cercate di fare meno danni possibili per realizzarli, ma se avete un obiettivo e lo desiderate talmente tanto che sentite quell'impulso che non vi fa dormire la notte perché il vostro cervello macchina un sacco di idee, speratelo e credeteci, perché ci riuscirete, riuscirete ad ottenere ciò che volete. E in questo periodo ciò che più dovete desiderare è la calma e la tranquillità affinché voi possiate capire qual è il vero significato di questo periodo, visto che ho iniziato a parlare del Natale. Ma potrei collegare questo discorso a qualsiasi ambito e settore della vostra esistenza. Fate una cosa, provate ad approfittare di ciò che vi irrita per cercare di capire voi stessi. Prendete sempre il buono delle situazioni. Ricordatevi che più vi allontanate da drammi, da negatività, da lamentele, e più vi avvicinate alla felicità. Felicità dei sensi proprio. E quando state bene, ah, pace. Cioè state bene col mondo, il mondo lo vedete a colori. Tutti abbiamo una storia, differente l'una dall'altra, che ci porta ad avere delle lenti, chiamiamole così. Possiamo vedere lo stesso paesaggio, ma con lenti differente. Magari una è colorata e l'altra è grigia. Lo vedremo in maniera differente, ma è lo stesso paesaggio. Quindi aprite la mente, cercate di ragionare su ogni cosa, non lasciatevi trasportare da tutto quello che vi circonda. Sì, prendete spunti, fate delle riflessioni vostre, arrivate a delle conclusioni vostre, che magari coincidono con quelle degli altri, certo, però le avrete ragionate voi. E va benissimo anche andare controcorrente, va benissimo vivere una vita che gli altri non possono capire perché non hanno fatto i tuoi stessi passi. Abbiate il coraggio di fregarvene delle critiche e andare avanti per la vostra strada. Voi siete forti, io lo so. Dentro di voi c'è sempre un lumicino acceso, anche se alle volte sembra diluviare, sembra che la candelina si sia spenta. Nella vita ci sono le difficoltà, però bisogna saperle affrontare, superare, con un pizzico di positività, di speranza, credendoci, ottimisti, sempre. E arriverete molto più lontano di quanto voi possiate immaginare.